Oggi andiamo a utilizzare i sensori di luce e suono del nostro kit Groove per vedere come andare a rilevare i dati, in fondo molto semplice perché sono degli analogici, e visualizzarli sul display utilizzando le librerie grafiche questa volta. Iniziamo subito. Oggi andiamo a vedere come leggere il sensore della luce e del suono che producono un segnale analogico direttamente collegato ai pin A6 e A2. Qui non c'è bisogno di nulla di speciale. Lo faremo visualizzando le informazioni sul nostro display SSD 3C06 con la libreria U8G2 usata in modalità grafica. Allora, andiamo a importare la libreria all'inizio dello sketch. Mettiamo qua. Qui conviene andare a sbirciare negli esempi. Se andiamo sotto esempi, abbiamo la voce U8G2, la libreria che dovremmo aver già installato. Quella che abbiamo usato per tutti gli esperimenti precedenti con il nostro Groove. Qua abbiamo sotto Page Buffer vari esempi, tra cui Graphic Test, e quello un po' più completo, dove troviamo tutte le informazioni necessarie. Vedete, qua suggerisce la libreria da utilizzare. Qui dice se usate la I2C prendete anche wire.h, quindi aggiungiamo wire.h. Dobbiamo poi individuare qui dentro il nome della nostra scheda, quindi SSD 3C06 128x64, la nostra è no name via I2C. Quindi nell'elenco delle possibilità troviamo questo tipo di display, U8G2 il nome, SCL SDA. Nel setup andiamo a preparare U8G2 con begin in modo che possa inizializzarsi. Gli possiamo impostare i font con U8G2 set font che mettiamo qui sotto. Andiamo a impostare il colore con U8G2 Set Draw Color 1. Anche il colore dovrebbe essere già predefinito, di solito dovrebbe essere il bianco. Impostiamo il flip mode, quindi girandolo, quindi U8G2 Set Flip Mode uguale 1, in modo che si giri perché è montato al contrario. Poi, se vogliamo scrivere, nella parte per il testo troviamo tutta una serie di comandi che possiamo copiare e incollare qua per far sì che il testo venga stampato nel modo migliore e corretto. A questo punto possiamo passare nel loop dove andremo a fare le letture e poi a visualizzare le informazioni come due barre grafiche. Allora, noi leggeremo la luce, quindi int luce uguale 0, poi facciamo virgola, suono uguale 0, quindi due variabili inizialmente pari a 0. Appena entriamo nel loop le leggiamo, quindi analog read di A6, quindi il sensore di luce collegato sul pin A6 e il suono su A2. Copio la riga, qui metto suono, qui facciamo A2, abbiamo letto le informazioni. Poi, se andiamo nel nostro sketch di esempio, troviamo nel loop la procedura da usare per stampare e per far uscire la grafica sul nostro display. Usa un sistema a doppio buffer, quindi va a preparare le informazioni, usa praticamente due aree di memoria, una è quella visualizzata, l'altra la prepara, appena è pronta le gira, in modo da essere più rapido e più fluido nel visualizzare le informazioni. Qui c'è un metodo draw che lo dobbiamo definire noi, mettiamo un delay per evitare di scrivere troppe informazioni troppo rapidamente, tanto dobbiamo semplicemente visualizzare temperatura e suono. Andiamo a definire il metodo draw. Il metodo draw è quello che contiene le informazioni per andare a tracciare le barre. Quindi farò draw, aperta e chiusa, metto le graffe. Qui dentro vado a disegnare. Quindi farò u8g2.drawstr. Questo mi serve per scrivere un messaggio. Qui mettiamo 0,0. Qui attenzione, siamo in pixel. Copio questa istruzione, metto 20, quindi scendo di 20 pixel. Metto una S per suono. Poi andremo a disegnare un box, un rettangolo. Il box lo disegno con u8g2.drawbox. La posizione è 11,0. Mi sposto avanti di 11 pixel, resto sempre ancorato sull'alto. Qui il valore lo vado a calcolare con map. Quindi abbiamo la posizione e le dimensioni, larghezza e altezza. L'altezza della barra sarà 10. La lunghezza la calcolo con map, vado a prendere luce, la variabile luce che va da 0 a 1024 che abbiamo calcolato prima, e la mappo tra 0 e 128 per farla stare all'interno del nostro display. Copio questa istruzione, la metto qui sotto, qui mi metto a 20 per il suono, quindi scendo allo stesso livello del testo che ho messo prima,
escluderemo suono e uso lo stesso mapping che dovrebbe andare bene. Quindi compilo, scarichiamo. Ecco qua le due barre, una per la luce, la L, e l'altra riceve l'audio. Le librerie per il display OLED sono molto flessibili, abbiamo visto come installarle, vi permettono di utilizzarlo sia in modalità testuale, quindi righe e colonne, oppure anche in modalità grafica per fare dei grafici e disegnare forme più complesse, tipo le barre che abbiamo visto, ma ovviamente si può fare molto di meglio. Avete a disposizione tutte le possibilità. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!